La stima per il 2013 è di 2,5 milioni di turisti, un record. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. Trovare una camera libera nelle Cinque Terre di questi tempi è quasi un'impresa. Sentieri e borghi brulicano di visitatori con scarpe e bastoncini da trekking. Tutti i giorni gli scompartimenti dei treni locali sono affollati come quelli delle metropolitane. Per il New York Times questo angolo di paradiso, patrimonio dell'UNESCO, è uno dei primi 20 posti al mondo da visitare. Ma solo un anno fa il paradiso era sul punto di trasformarsi in un inferno. Nel 2011 l'alluvione, un fiume di fango, si portò via terreni, borghi e 13 persone. Una tragedia da cui la gente del posto stava faticosamente riprendendosi quando, un anno fa, è improvvisamente franata la Via dell'Amore, il gioiello più prezioso di questo tesoro dell'umanità. Da sempre gelose l'una dell'altra, inguaribilmente divise, le Cinque Terre hanno ritrovato nel dolore una straordinaria unità di forze e di intenti. Nell'arco degli ultimi 2 anni, a arrivare a oggi, le istituzioni che operano sul territorio si sono impegnate, hanno fatto un lavoro immenso. La ripartenza e il proseguimento del lavoro non può esulare dalla manutenzione del territorio. I sentieri, che sono il vero tessuto, la nostra vera industria, dalla tipicità locale, dal lavoro dell'uomo sul territorio. Questo è un territorio molto particolare perché presenta queste alte pendenze, queste valli strette in cui una goccia d'acqua che cade in alto a una collina raggiunge in un tempo veramente molto breve la valle e successivamente il mare. E anche dal punto di vista strettamente geologico siamo in presenza comunque di ammassi rocciosi che nella parte alta sono molto alterati e fratturati e quindi sono molto deboli. E l'uomo ha conquistato la stabilità almeno parziale di questi versanti proprio tramite la tecnica dei muretti a secco, e l'abbandono di questi territori ha fatto sì semplicemente che la natura riprendesse questa sua fragilità. Oggi nelle Cinque Terre credo che non siano più di 100 ettari coltivati, mentre nel 1950, 60 anni fa, erano all'incirca 1300 ettari. L'aspetto positivo è che da quando rinasce il parco, da quando nasce il parco nel dicembre del 99, questa inversione di tendenza si è manifestata in qualche modo. Questi muri qua sono l'essenziale per mantenere questo territorio. Sono fatti tutti a secco, praticamente senza cemento, senza terra, solo sassi a incastro, e regge praticamente tutta la collina. Sono difficili da fare, difficili da portare il materiale. Ci sono persone che si sono messe in discussione e hanno deciso di intraprendere, di iniziare questa nuova attività di pulizia, di lavoro nel verde, e andare a coprire una parte che non ha il immediato contatto con i turisti, con l'utenza, che però è fondamentale invece per la fruibilità del territorio. Il parco ha assegnato la gestione di sentieri e coste ad un consorzio di cooperative locali. È un appalto europeo, 3 anni di contratto a quasi 2 milioni di euro l'anno. 100 km e passa di passeggiate a picco sul Golfo dei Poeti da rimettere in ordine, tirare su i muretti a secco con le pietre recuperate da una cava in Lunigiana e che saranno regalate ai contadini. I natanti si agganceranno al largo delle boe, vietati gli attracchi alle banchine e niente ancore perché c'è da preservare il fondale. Poi la gente del posto verrà a recuperare i passeggeri per portarli a terra gratuitamente con delle barche a remi. I 10 pescatori della zona forniranno esclusivamente i ristoranti locali. E le strutture di accoglienza, compresi bed and breakfast, si vedranno assegnare un marchio di qualità controllata, ma a patto di rispettare precise regole in termini di risparmio energetico, in particolare sprechi dell'acqua, e di usare in cucina i prodotti della filiera corta. Il presidente dell'ente parco, Vittorio Alessandro, la definisce una svolta epocale e virtuosa, però ammette che non sarà facile, perché le Cinque Terre sono un territorio altrimenti in caduta libera, da afferrare e da tenere forte, subito. In caduta libera, letteralmente, perché questa è una terra fragile e bellissima.